prima puntata di questo 2022 della nostra chiesa nella città. Anzitutto auguri quindi da tutti noi. Vogliamo partire con un'intervista, lo vedrete, molto ampia che abbiamo realizzato con il vicario episcopale della zona pastorale 1 Milano, perché inizia finalmente, dopo tanti rinvii a causa della pandemia, la visita pastorale dell'arcivescovo appunto alla città. Davvero tanti i temi che verranno affrontati, gli incontri, c'è molta attesa, davvero. E allora, ecco l'intervista con Monsignor Carlo Azzimonti, vicario episcopale per la zona pastorale 1 Milano. Inizio della visita pastorale a Milano, zona 1. Sappiamo che la visita è un adempimento previsto dal direttorio dei vescovi, che la definisce un'azione apostolica, ma è anche qualcosa che va al di là di un dovere da compiere. Qual è il senso complessivo della visita pastorale? Sì, credo che possiamo riprendere una definizione del sindaco santo di Firenze, Giorgio Lapira. Diceva che ogni città ha un'anima e anche Milano quindi ha un'anima. E credo che quel detto popolare, Milano con il cœur in eh, dice qualcosa di quest'anima della città, la sua generosità, la sua disponibilità ad accogliere realtà e persone provenienti da regioni, una volta, oggi, da continenti differenti, la capacità quindi di integrare e tutto lasciandosi ispirare a dei valori eh, che sono appunto quelli della, della solidarietà, dell'accoglienza, della disponibilità. Ecco, e dell'intraprendenza, che è uno dei caratteri dell'ambrosianità. Ecco, tutto questo insieme, però, anche a delle fatiche, a delle difficoltà eh, che il nostro arcivescovo ha ancora una volta richiamato nel suo discorso alla città. Allora, credo che la visita pastorale alla città di Milano, in questo contesto, inizieremo a gennaio, concluderemo con il mese di maggio del 2023, voglio essere un'occasione, direi, significativa perché il vescovo che si fa pellegrino nella città incontri la sua anima e la sostenga, la incoraggi, la consoli. La visita è portata a livello decanale, ma il vescovo Mario si recherà in ciascuna delle parrocchie di ogni decanato? Certamente il, la, la città di Milano ha avuto una ristrutturazione diciamo, nella sua articolazione decanale. Erano 21, sono diventati 12 a partire dallo scorso anno, i decanati nei quali sono raggruppate le parrocchie, le comunità pastorali e la vita ecclesiale della città. Eh, quindi sarà l'articolazione decanale a guidare i tempi, la scansione e il calendario. Però poi dentro ogni territorio decanale l'arcivescovo incontrerà le parrocchie e... Appunto, eh, i cittadini, eh, le persone che vorranno incontrarlo, eh, dedicando ad ogni comunità parrocchiale momenti di preghiera, quindi celebrazioni eucaristiche, celebrazioni dei vespri, eh, altri momenti di preghiera e nello stesso tempo incontrando ovviamente i consigli pastorali o di comunità pastorale. Questa è la dimensione, diciamo. Più ordinaria eh, della visita, però non si limiterà a questo, appunto. Desideriamo che la visita sia anche un'occasione eh, per avviare dei processi eh, di trasformazione della Chiesa e della presenza di Chiesa nel territorio e quindi, proprio per questo, ci saranno altri momenti significativi nell'arco della visita alla città. Ecco appunto a chi è rivolta specificatamente la visita. Eh, il vescovo si fa pellegrino per incontrare innanzitutto la realtà ecclesiale, ma eh, intende anche lasciarsi incontrare da credenti, non credenti uomini e donne pensosi, capaci di, e desiderosi di riflettere sulla, sulla vita, eh? quindi su ciò che ferisce la nostra vita, su ciò che invece la incoraggia. Ecco, e quindi mh, il desiderio del, dell'arcivescovo Mario, che si fa appunto pellegrino nella città, è quello di incontrare lasciarsi incontrare da chiunque voglia eh, entrare in dialogo con lui, attraverso di lui, con la Chiesa che è presente. Ovviamente eh, da, da secoli nella nostra città, che anzi è come dire un po' la, la matrice di quest'anima che ancora eh, sostiene la città di Milano. E quindi tutti coloro che vorranno confrontarsi sui temi della giustizia, della solidarietà, della speranza, delle relazioni, ecco, potranno essere eh, incontrati dall'Arcivescovo Mario nei territori e nella realtà. Appunto cittadina. Vi è dunque, come lei ha detto, eh, il desiderio di incontrare anche non ambienti strettamente o specificamente ecclesiali, ma che arricchiscono il territorio, che rendono eh, vivo il tessuto sociale e civile della metropoli. Nei suoi ormai diversi discorsi alla città, la Civesco ha insistito sul concetto di alleanza tra le istituzioni, tra le realtà sia pubbliche, penso all'amministrazione comunale, ai municipi, eh, alle realtà di, di cura, eh, quindi gli ospedali di formazione, educazione, la scuola, ma anche appunto alle realtà che chiamiamo del privato sociale che sono nate, sono presenti, sono attivate attive Pulsano nel cuore della città. Certamente molte sono state proprio generate eh, da quell'anima cristiana che abita la città, altre invece da quell'umanesimo eh, buono eh, che ha alimentato e alimenta il convivere nella nostra città. Ecco, quindi è intenzione dell'arcivescovo, sono già stati programmati alcuni momenti anche fuori, diciamo, proprio del contesto parrocchiale, perché ci sia la possibilità di incontrare queste diverse realtà soprattutto il sabato, il sabato mattina, nel primo pomeriggio, prima di recarsi nelle parrocchie, l'arcivescovo incontrerà queste diverse realtà. Naturalmente è lasciata poi alla creatività anche dei decani, dei parroci, immaginare e pensare questi momenti di incontro e di ascolto della città al di là e oltre, potremmo dire, i confini parrocchiali e anche ecclesiali. Ecco, come questa scelta si interseca con il cammino sinodale decanale in atto nella nostra Chiesa. Eh, non solo nella nostra Chiesa, sappiamo che Papa Francesco ha avviato un cammino sinodale per la Chiesa Universale in preparazione a questo sinodo che ha proprio come tema per una Chiesa sinodale comunione, partecipazione, missione. Non quindi un, come dire, una introversione, un leggersi o parlarsi addosso, ma un leggere e accompagnare il cammino di Chiesa. Per la missione, quindi per la testimonianza e l'annuncio del Vangelo, la testimonianza della carità. Nel contesto della nostra diocesi, questo si inserisce appunto in quel cammino iniziato nell'ottobre scorso attraverso la costituzione dei gruppi Barnaba per avviare le eh, assemblee sinodali dei canali che saranno il luogo quelle assemblee nelle quali appunto i diversi attori della vita ecclesiale si incontreranno, si riconosceranno e appunto immagineranno attraverso il confronto e l'ascolto reciproco anche eh, come dire quell'adeguamento che è sempre necessario della Chiesa ai segni dei tempi dentro la città di Milano. Naturalmente tutti siamo chiamati a metterci in ascolto dello Spirito Santo, è lui il protagonista, noi siamo solo coprotagonisti e siamo efficaci nel momento in cui e nel, nella misura in cui noi siamo obbedienti all'azione dello Spirito. Questo è il senso delle future assemblee sinodali decanali e questo è il processo che l'Arcivescovo Mario accompagnerà in questo anno e mezzo incontrando la città incontrerà quindi sacerdoti, diaconie, giovani, abbiamo detto altre realtà, tutto il complesso ecclesiale anche oltre dei singoli decanati e parrocchie. Certo, come momento fondamentale, di solito giovedì mattina incontrerà tutti i sacerdoti impegnati in quel decanato, poi ci saranno momenti specifici di incontro con i religiosi e le religiose, che sono ancora una forza viva, significativa della presenza di Chiesa nella nostra città, incontrerà i giovani a livello eh, decanale, incontrerà al termine delle celebrazioni eh, i nonni, eh, i chierichetti. Eh, i ragazzi e le famiglie dell'iniziazione cristiana e poi appunto queste altre realtà. Certamente ci saranno incontri anche più ampi che a me piacerebbe definire esercizi di sinodalità quindi laddove si daranno le condizioni, si potrà preparare questi momenti, eh, credo che sarà importante che il vescovo possa eh, lasciarsi incontrare appunto da tutti coloro che esprimono una presenza e di chiesa diversa diciamo, da quella più tradizionale delle parrocchie, quindi penso ai movimenti, alle associazioni in gruppi e anche appunto realtà di eh, credenti o anche non credenti ma pensosi che vogliono appunto incontrare l'arcivescovo e l'arcivescovo più che dare risposte si metterà in ascolto, questo è il senso di un esercizio di sinodalità e poi certamente cercherà di, di rispondere, ma magari anche dopo, insomma, facendo tesoro di quanto queste persone, queste realtà gli avranno detto, annunciato, comunicato in questi momenti di incontro. Questa visita è stata rimandata a causa della pandemia? ed è particolarmente attesa ovviamente anche per il ruolo e il significato che la metropoli riveste all'interno della diocesi. L'arcivescovo, lei come vicario episcopale di zona pastorale 1, Cosa vi aspettate? Quali le speranze? Le attese? Ma io penso che appunto sia giusto ehm, lasciarsi un po' accompagnare da qualche sogno. Allora, il mio sogno personale, ma penso anche da Arcivesco, è quello proprio di poter. Incoraggiare e riscoprire l'anima cristiana della città di Milano eh, che affonda le sue radici non solo nel nostro grande patrono Sant'Ambrogio ma anche nei secoli che hanno caratterizzato la vita della nostra città. Milano non sarebbe quella che è oggi senza questa storia. Incontrare l'anima cristiana vuol dire appunto incoraggiare anche e far crescere quegli infiniti semi di bene che già ci sono, che sono stati seminati nel tempo, che continuano ad essere seminati in modo anche semplice, feriale, quotidiano, attraverso la passione eh, di giovani, di adulti, di anziani che abitano la nostra città e che non si rassegnano ad una realtà un po' incupita, un po' ripiegata su di sé un po' appunto abitata da tante troppe solitudini. Ecco, il sogno è proprio questo, far fiorire e germogliare questi semi che già ci sono e offrirli a tutti, alle persone che abitano questa città, agli studenti che vengono da tante parti d'Italia e del mondo per studiare qui e qui trascorrono degli anni importanti nella loro eh, crescita umana e potranno poi eh, condividere con altri, una volta rientrati nei loro eh, paesi, nelle loro regioni, nei loro continenti, ciò che hanno vissuto e sperimentato a Milano incontrando l'anima di una città che vuole costruire nel terzo millennio appunto ancora qualcosa di bello, di significativo, di aperto alla speranza. San Paolo VI, arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, nel momento in cui si avviava il boom economico, disse con sguardo preveggente: questa città non bisogna insegnare a fare soldi, a questa città bisogna insegnare a pregare. È ancora così. Sono proprio passati 40 anni, poco più, dall'ingresso in Milano di un altro grande arcivescovo, il Cardinal Martini, e la sua prima lettera pastorale si intitolava così: La dimensione contemplativa della vita. Allora fece un po' scalpore che appunto il nuovo arcivescovo ai milanesi rivolgesse questo invito, ma questo è sempre invece eh, necessario, fondamentale. E la dimensione contemplativa non è soltanto, certo per chi crede, per il credente si coniuga e diventa preghiera, ascolto della parola di Dio, ma per ogni uomo, per ogni donna c'è bisogno appunto di una attenzione, di uno sguardo contemplativo sulla propria vita e sulla vita sociale, altrimenti davvero tutto diventa più sterile, tutto si ripiega su di sé, si accartoccia, potremmo dire, su di sé e questo ci toglie un po' il fiato. L'abbiamo visto eh, in questa pandemia cosa vuol dire? Perdere una capacità di respiro pieno. Ecco, noi vorremmo, la Chiesa che è in Milano, vorrebbe aiutare tutti a respirare a pieni polmoni, ad avere appunto la gioia di un respiro profondo e di quella lungimiranza che si accompagna alla fierezza. Per riprendere ancora le parole dell'Arcivescovo, la nostra fierezza ambrosiana, ma che ha lo sguardo capace di costruire il futuro mettendo insieme tutta la positività, la ricchezza, la realtà della città e dei suoi abitanti. Insomma perché, benvenuto a futuro e perché tocca a noi tutti insieme per citare due titoli di fortunati e amati discorsi alla città dell'arcivescovo Del Pini. Ecco, come si svolgerà la celebrazione di avvio della visita quando nella Basilica di Sant'Ambrogio... E quando concretamente inizierà la visita stessa, qual è il primo decanato nel quale si recherà l'Arcivescovo Mario? E quando terminerà questa visita? Un momento molto semplice, quello del 9 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, nella basilica appunto di Sant'Ambrogio. Che è inutile. Mh, si capisce subito insomma, il perché partiamo da lì un momento di preghiera semplice di ascolto della parola che sarà poi commentata dalla Civesco anche qui abbiamo scelto due testi uno degli atti degli apostoli che parla dell'invio di Barnaba eh, da Gerusalemme ad Antiochia, perché lì c'era stata questa predicazione, questa come dire, mh, diffusione del cristianesimo tra i pagani e c'era un po' di timore, di inquietudine. E, e Barnaba, definito uomo pieno di Spirito Santo, eh, si meraviglia e eh, riferisce della grazia di Dio che ha visto in opera in Antiochia. Ecco, è lo stesso come dire, auspicio eh, e quindi il senso di questa, questo momento di preghiera e di invocazione dello Spirito Santo sarà proprio perché si possa nel tempo di questa visita riconoscere la grazia eh, che abita la città di Milano. Si partirà con il decanato di Afori il 13 gennaio. È rimasto uno dei decanati diciamo, non toccati dalla riforma, quindi è relativamente eh, piccolo. E poi si proseguirà fino alla fine di maggio con altri decanati: eh, Cittastudi, Lambrate, Venezia, Vigentino e infine Sempione, San Siro, Vercellina. E poi si riprenderà dopo l'estate in ottobre. E, e questa appunto eh, sarà la seconda parte della visita pastorale che dall'ottobre del 22 poi ci porterà alla sua conclusione nel maggio del 23. La scelta è stata quella appunto di concentrare un po' la visita alla città per dare il senso anche della sua unitarietà in un anno e mezzo anche se sono due diversi anni pastorali appunto attraverso il percorso dei nuovi decanati nei quali è eh, articolata la città di Milano. Grazie. Ben ritrovati nei nostri studi. Come sapete in questi giorni un fatto di cronaca ha interessato una polemica con un parroco della diocesi. La questione è quella dei vaccini e quella della pandemia che si è ripresentata. E allora noi vogliamo proporvi, e crediamo che non ci sia modo migliore per fare chiarezza, il momento nel quale l'arcivescovo si è regato presso l'hub vaccinale il secondo del Pio Albergo Trivulzio, per una benedizione, come ha fatto in altri centri vaccinali. Le sue parole sono assai significative e dicono tutto. Ma se volete approfondire questo tema, vi segnalo che sul portale della Diocesi, www.chiesadimilano.it, c'è un'interessante intervista ampia che fa il punto sulla situazione con il Vicario Generale, Monsignor Franco Agnesi. E poi le immagini del Tedeum, sempre al Trivulzio e il secondo tedeum della giornata del 31 dicembre 2021 presso la chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele. E qui lo stralcio dell'omelia dell che vi proponiamo è un augurio per vivere al meglio questi mesi che abbiamo davanti del 2022. Ho accettato volentieri l'invito a venire qui perché in questo luogo, eh, come in altri centri vaccinali dove sono stato, sono stato chiamato così proprio a dire una parola di gratitudine in questo luogo, come è stato detto c'è la professionalità, c'è la disponibilità ad andare oltre i limiti strettamente definiti da, dal contratto di lavoro, c'è una sensibilità verso la, la città, verso il territorio che indubbiamente in questo periodo è in sofferenza per questo moltiplicarsi dei contagi, ma per quello che capisco io proprio le vaccinazioni consentono di ridimensionare i danni che il contagio può provocare, quindi dire grazie a voi lo sento come doveroso per esprimere il grazie della città non poteva esservi un inizio più significativo per la visita e il canto del Tedeum, presieduti come tradizione da molti anni presso l'azienda di servizio alla persona, Istituti Martinite e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, come appunto la benedizione del secondo centro vaccinale del Trivulzio stesso. E ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Auguri allora. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Grazie a voi, grazie Poi il canto del Te Deum nella chiesa interna all'Istituto. E ancora, sempre in serata, il secondo Te Deum per la città, presieduto, con la celebrazione eucaristica presso la chiesa di Santa Maria della Scala in San Fedele. E qui il richiamo dell'arcivescovo durante l'Omelia. È stato un vero e proprio augurio e indicazione per come vivere questo anno che abbiamo appena iniziato. Direte... A tutti i fratelli, a tutte le sorelle che incontrerete in ogni giorno dell'anno che viene, siete benedetti da Dio. Accogliete la benedizione di Dio che si dichiara alleato del bene. Perciò siate fiduciosi, sempre. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà che incontrate, dalle contrarietà, dalle persecuzioni, dai fallimenti, dalle malattie. Dio continua a benedirvi, a essere vostro alleato perché ancora in qualunque situazione si metta mano all'impresa del bene. Perciò siate audaci. Non accontentatevi di sopravvivere cercando di evitare i fastidi. Non immaginate che esista un angolino tranquillo in cui rifugiarsi, un appartamento blindato per sentirvi al sicuro. Costruite la pace, ti conceda pace. Siate audaci. E perciò... Siate lieti in ogni situazione, in ogni momento della vita, la certezza della comunione e dell'alleanza con Dio sconfigga ogni tristezza, alimenti la gioia. Imparate l'arte di gioire e di dare gioia perché la vostra vita è benedetta da Dio. Benedirete. Questa la missione che il Signore ci affida in questo volgere dell'anno. Benedirete. Non vendete fumi frutto della fantasticherie. Non vendete consolazioni a buon mercato. Piuttosto professate la vostra fede, la vita, la terra. Questa Gente è benedetta da Dio, perciò abbiamo l'autorizzazione ad essere fiduciosi, ad essere audaci, ad essere lieti. ancora auguri. Adesso in questa terza parte ancora attualità, ma anzitutto vogliamo ricordare la figura di Armida Barelli e l'evento molto significativo del 30 aprile prossimo che vedrà la sua beatificazione insieme a quella di Don Mario Ciceri. E poi invece l'augurio per i 90 anni di famiglia cristiana, ovviamente, un evento festeggiato anche da noi. Siamo un po' in casa, giochiamo in casa ovviamente con famiglia cristiana e con la famiglia Paolina. E infine un consiglio per la lettura, Dante. Nell'intervista che abbiamo realizzato con il prefetto della biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, Monsignor Marco Ballarini. La beatificazione della serva di Dio Armida Barelli è un'occasione preziosa per coltivare la gratitudine per una donna che tanto ha fatto nella nostra terra e in tutta Italia. La sua capacità di contagiare molti con la sua determinazione e la sua fede ha consentito realizzazioni che sono un patrimonio prezioso per la nostra Chiesa e la Chiesa italiana. La Barelli nacque il 1 dicembre del 1882 a Milano da una famiglia agiata. Entrata in contatto con Padre Gemelli, questo incontro ne segnerà tutta la vita. Nel 1918 fonda la Gioventù Femminile Cattolica Milanese, chiamata a tale incarico dal Cardinale Ferrari. L'esperienza positiva di Milano spinge Papa Benedetto XV, ad affidarle lo stesso incarico per tutte le diocesi italiane. Nel 1919, insieme appunto a Padre Gemelli, fonda l'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo. Nel 1921 fa parte del gruppo dei fondatori dell'Università Cattolica, fermamente convinta di intitolarla, come accadrà, al Sacro Cuore, e ne diventa indispensabile organizzatrice e cassiera. Accompagna con straordinaria efficacia tutte le fasi di sviluppo dell'Ateneo dei Cattolici Italiani per i primi trent'anni, contribuendo soprattutto con l'annuale giornata per l'Università Cattolica a mobilitare il Cattolicesimo del nostro Paese. Al crollo del regime continua un'opera preziosa per l'inserimento nella vita politica delle donne, chiamate a votare per la prima volta nel 1946. Armida viene nominata nello stesso 1946 vicepresidente generale dell'azione cattolica da Bio XII. Muore, chiamata da tutti la sorella maggiore per il suo ruolo nel 1952, è sepolta dal 1953 nella cripta della cappella dell'Università Cattolica. Famiglia cristiana compie 90 anni. Voglio far pervenire a tutti coloro che se ne curano. Famiglia dei Paolini e la redazione tutta l'amministrazione, il lavoro della distribuzione, il mio augurio, il mio ringraziamento per questo servizio che è stato offerto in tutti questi 90 anni. Io mi permetto di sottolineare tre caratteristiche di famiglia cristiana che mi pare meritino di essere oggetto di riflessione e anche di rilancio. Per qualificare sempre di più la rivista e il suo servizio ai lettori. La prima caratteristica che voglio mettere in evidenza è la qualità e lo stile della informazione che Famiglia Cristiana raccoglie, dando voce anche a espressioni del mondo, dell'umanità, della Chiesa che voce non hanno nella grande struttura dei grandi media, dare voce ai paesi, alle persone, alle situazioni che i cristiani, che gli uomini di buona volontà devono considerare come esperienze che chiamano, come provocazioni che invocano aiuto. Ecco raccogliere da tutte le parti del mondo con la semplicità e la chiarezza di una informazione sintetica la voce di tutti, anche di chi non ha voce. Una seconda caratteristica che mi preme sottolineare è il tema famiglia, famiglia cristiana, cioè destinatario di questo servizio sono le famiglie e anche protagonisti di questa comunicazione siano le famiglie, cioè che l'attenzione sia proprio a offrire quella molteplicità di temi, di aspetti, di anche di spazi più leggeri che però sono graditi alla famiglia. Ecco il tema una famiglia cristiana per le famiglie cristiane. E il terzo aspetto che mi preme sottolineare è la modalità di diffusione. Mi sembra che famiglia cristiana eh, si avvalga non tanto di operazioni di marketing che devono sedurre i lettori, che devono promuovere la diffusione come chi vende una merce ma piuttosto con quella forma di diffusione che è l'apprezzamento condiviso, che è il servizio che le comunità cristiane, che le parrocchie possono offrire per la diffusione con quelle forme della buona stampa che una volta erano molto capillari, che adesso forse meritano di essere rilanciate, ma che esprimono appunto un radicamento territoriale ed ecclesiale che eh, permette una diffusione significativa e quindi anche un servizio diffuso. Ecco, io formulo i miei auguri a Famiglia Cristiana, ringrazio i Paolini che ereditando il carisma di Don Alberione hanno portato avanti in tutti questi anni, con tutte le difficoltà che si possono immaginare, questo servizio. Formulo il mio augurio che sia sempre la voce di tutti, anche di chi non ha voce, che sia sempre un aiuto offerto alle famiglie, non solo agli individui, che sia sempre diffusa con quella forma di eh, condivisione ecclesiale che ne fa uno strumento desiderabile. Grazie e auguri famiglia cristiana. In questo anno dedicato a Dante nel settecentesimo della morte, un volume edito da Centro Ambrosiano che definisce la figura del Sommo Poeta come maestro di preghiera. Si considera ovviamente Dante appunto il Sommo Poeta, ma perché anche un maestro della preghiera? In realtà è Dante stesso che tende a presentarsi come maestro di preghiera. Al termine del prologo del Paradiso, infatti dice che forse seguendo lui si potrà pregare anche meglio, forse dietro a me con miglior voce si pregherà perché ci risponda. Ecco, partendo da qui, alcuni studiosi, in modo particolare Robert Hollander, ha cercato di individuare proprio qual è il cammino di preghiera, ha interpretato questo passo come il tentativo da parte di Dante di eh, presentarsi lui, laico, come guida anche nel cammino di preghiera, perché il cammino di preghiera è uno degli elementi fondamentali per raggiungere la salvezza. E non dobbiamo mai dimenticare che la Divina Commedia è poema scritto in pro del mondo che malvive, perché il mondo che cammina su una via sbagliata si avvii invece verso la salvezza eterna. Come si sviluppa questo itinerario di preghiera? Soprattutto a partire dal purgatorio, Dante dà delle indicazioni molto significative. In modo particolare, proprio nei due primi momenti di preghiera: quando le anime sbarcano sull'isola del, no? del Purgatorio, cantano tutti insieme ad una voce in esito Israele d'Egitto. È il canto della liberazione, il canto che introduce in realtà tutta la Divina Commedia che è appunto liberazione dal territorio del male, l'inferno, cammino nel deserto del purgatorio per raggiungere la terra promessa del paradiso, ma è canto che dice il cammino anche di ogni preghiera cristiana. Ogni preghiera cristiana deve essere anche eh, decisione di abbandonare il male commesso, il male in cui si vive per avviarsi all'incontro con il divino interlocutore. E il primo passo di questo cammino, dice il canto seguente, il miserere che le anime cantano a verso a verso, eh, dice, è la presa di coscienza della propria distanza. La percezione della colpa è il primo passo da fare per avviarsi all'incontro che sta a fondamento dell'esercizio della preghiera. L'Ambrosiana, qui ci troviamo nello studio del prefetto, nel suo studio, sia la biblioteca sia la pinacoteca hanno tesori che si riferiscono a Dante, qualche particolare curioso o qualche ricchezza assoluta. Beh, ricchezza assoluta potrebbe essere appunto quello il manoscritto che chiamiamo delle chiose ambrosiane, con importanti annotazioni e con anche delle buone miniature a introdurre le tre cantiche dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. C'è un commento di Pietro di Dante, ci sono tanti incunaboli e tante cinquecentine, per esempio uno degli incunaboli del 1491 ha una settantina di xilografie che sono attribuite a Mantegna. E per quanto riguarda le illustrazioni della Divina Commedia vorrei spendere una parola per... Una edizione che abbiamo cercato di mettere in rilievo in questo centenario, quella di Amos Nattini, che ha eh, dipinto 100 tavole, una per ogni canto, cercando proprio di rappresentare in sintesi quanto raccontato nei canti stessi. Sono tre volumi molto grossi. E che sono stati presentati e conservati anche in un apposito mobiletto disegnato dal giovane Gioponti in quel periodo. Vale la pena di sfogliarle, ancora una volta, queste carte di Amos Nattini, questi dipinti che purtroppo non ebbero tutto il successo che meritavano allora perché concluse dopo un ventennio nell'imminenza della guerra. Adesso è tutto per questa nostra prima puntata del 2022, auguri anche per chi ci ascolta in diretta di giovedì per l'Epifania, ma torniamo come sempre giovedì prossimo e poi le repliche, la chiesa nella città oggi non ci siamo mai fermati, lo sapete, insomma proprio per offrirvi la finestra sempre più aperta sull'attività della diocesi di Milano, sui tanti appuntamenti culturali ecclesiale sul magistero dell'arcivescovo e quindi grazie per averci seguito come sempre arrivederci ciao